se lo posso intuire, però vorrei sentirlo dalla mia voce, questa assoluzione finale, diciamo così, del ministro, anche perché lo stiamo aspettando, un ministro della salute che fa qualche cosa di serio dopo che hanno impallinato la Bindi. Beh, diciamo che fa parte l'incontro con questo tipo di personaggio che esce un po' ovvero il politico, che esce un po' dall'idea che tutti noi abbiamo dei nostri politici e fa parte un po' della propensione alla sfiga che hanno i nostri personaggi. Cioè, i nostri personaggi sono vocati ad autodistruggersi e per questa ragione, proprio per il momento in cui decidono di rapire un politico che in qualche modo in questo momento rappresenta il peggio del peggio, si imbattono in una delle poche mosche bianche. E qui dal confronto con quest'uomo, poi dopo vediamo insomma, crescere la loro stessa coscienza all'interno del film, no? E quindi non è neanche tanto un finale assolutorio, è un finale in cui si incontrano due personaggi che tutto sommato pensano. Improvvisamente si accorgono di assomigliarsi forse più di quello che pensavano. Per me è difficile, è stato difficile farlo, però ho avuto una grande mano da Lucio Pellegrini, insomma, l'ho costretto a lavorare con me e mi sono divertito, ho ritrovato amici con cui ogni tanto ho a che fare, anche nella vita privata, ho conosciuto nuove persone, ho avuto a che fare con Beppe, col quale ogni tanto ho a che fare, e Beppe è pericoloso. Poi vi spiegherò perché, insomma, perché mangiare insieme a lui non è facile, soprattutto anche bere, perché lui è un grande conoscitore di vino. È stato Questa divertente. storia, Per me questi è sensi stato. di colpa li tenete per voi. È stato Non ve li molto. lavate sul mio tavolo. È stato divertente. E io mi sono trovato in questo cast, così, a giocare in Serie A, per me è stata un'occasione grandiosa. Quando me l'hanno proposto, ho detto: ma fammici pensare, vediamo che cosa da fare. E poi hanno detto di sì. Poi c'era anche il volo, io ho subito accettato. E poi finalmente, essendo tu vestito come un personaggio di Matrix, hai realizzato il tuo sogno di essere il Keanu Reeves di Bari. Non farmi parlare, non farmi parlare, beh, basta, anche Battistoglia? Dai, no, parliamo anche un po' del film, dai. Chi è? Ah, ci sta, facciamo. No, volevo solo dare un. Non so più una cosa. Ah, scusa, siamo live già. E vabbè, insomma, come avete capito, è stato Poi difficile. Francesco. Chi è? Chi era adesso? Ero io? No, io sono stato molto contento del fatto che il primo incontro con Lucio, la cosa bella era la possibilità di parlare di un disagio che è quello che poi ce lo state rimandando voi, no? Dice, no, grazie, guarda, perché non se ne può più, che uno la mattina si alza e la sera vede Report e poi legge Repubblica e sta male e poi legge il Corriere e sta male. E insomma, la possibilità ogni tanto anche, come si diceva, di riuscire anche attraverso questa maniera ad essere leggermente cinici forse, ma riuscire a ridere di quelle situazioni che ci assillano, ci opprimono. Ma rispetto al discorso del titolo, oltretutto mi veniva in mente che comunque sono dei nostalgici, e sono persone in qualche modo rinchiuse all'interno di un'altra epoca, oppure che quest'epoca qui sembra rifiutare. Poi c'ho anch'io gli aneddoti simpatici, però non so. Però li tengo per dopo. Battisto. No, volevo solo aggiungere che l'eschimo di Bauer è mio. L'ho messo io a disposizione della produzione con grande gioia, con grande felicità. Quando lo comprai, ormai non so quanti anni or sono, dissi un giorno questo ti servirà. Non pensavo mi sarebbe servito per un film. Ecco.